Ciao a tutti e benvenuti su Bimbi Creativi. Oggi vi faccio vedere l'ultima scheda, la numero 25, del libro dei lavoretti creativi di Halloween che trovate in vendita su Amazon. Ci tengono moltissimo a farvi vedere anche questa scheda finita, così almeno le avete tutte, potete vedere tutti i video sul mio canale YouTube dove mi trovate sempre come Bimbi Creativi. Perché sono arrivata l'ultimo giorno? Perché in realtà io avevo già fatto il video tutto pronto, ma avevo il telefono pieno di foto e di video e praticamente non mi ha salvato niente. Quindi la scheda del gatto in realtà ve la faccio vedere già fatta, proprio perché appunto, come vi dicevo, l'avevo già fatta e poi ho avuto problemi con il video. Comunque, per spiegarvi esattamente come si fa, come tutte le altre schede, dovete semplicemente colorare, ritagliare ed incollare. Vedete, io ho incollato la testa del gatto al corpo, le orecchie e la coda. Poi la scheda ovviamente si chiama Gatto Nero perché parliamo di Halloween e quindi ad Halloween normalmente i gatti sono neri, ma in realtà potete colorarla come volete. Quindi questa è la scheda numero 25. Con questa chiudiamo il libro di Halloween e vi posso già anticipare che sto preparando quello per il 2022. Quindi restate sintonizzati perché a breve, no, però nei prossimi mesi pubblicherò anche quello. Da domani invece con cosa partiremo? Partiremo con il libro dell'elfo di Natale, quindi con le schede sul Natale. Ve l'ho già fatto vedere, ma ve l'ho fatto vedere poco, e anche in questo caso sono 25 schede da colorare, ritagliare ed incollare, però sono tutte a tema natalizio. Il libro dell'elfo di Natale perché? Perché sono schede che mi sono state suggerite dall'elfo. L'elfo poi deciderà se dare l'intero libro ai bambini oppure solo qualche scheda. Oltre a questo, sul Natale vi ricordo anche che c'è il calendario dell'avvento creativo, che invece non contiene schede ma contiene 25 attività da fare con i bambini prima e dopo Natale. Quindi se non riuscite a farle tutte 25 prima di Natale, potete utilizzare il libro anche dopo. Quindi per oggi è tutto, sono molto molto contenta di essere riuscita a farvi vedere tutte e 25 le schede del libro di Halloween, e poi vabbè, giusto per scrupolo vi ricordo che ci sono anche le 5 schede extra per intagliare la zucca. Quindi per oggi è tutto, vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto con la prossima idea creativa. Ciao a tutti!